A Pescara sono 6 semafori T-RED attivi in altrettanti incroci cittadini, tra via Ferrari e via Michelangelo, tra piazza Duca d'Aosta, corso Vittorio Emanuele e via Caduta del Forte, tra via Le D'Annunzio e via Conte di Ruvo, tra piazza Le Laudi, via Luisa D'Annunzio e via Le Primovere, tra via Tiburtina e via Stradonetto, tra via Tirino e strada Colle Renazzo. Vituperati, contestati, odiati e criticati dagli automobilisti, soprattutto quelli sanzionati per le infrazioni rilevate dalle implacabili telecamere, i famigerati T-RED costano al Comune di Pescara 175.680 euro all'anno per il noleggio delle apparecchiature di proprietà della ditta Cross Control di San Benedetto del Tronto, alla quale l'ente è legato da un contratto triennale stipulato il 31 agosto del 2022, a fronte però di incassi milionari. Basti pensare agli oltre 10 milioni di euro intascati da Palazzo di Città soltanto nel 2023. Più volte oggetto di dibattito politico, soprattutto in campagna elettorale, nei giorni scorsi i T-RED sono stati anche protagonisti di un'interrogazione che la consigliera comunale del Partito Democratico, Michela Di Stefano, ha inoltrato al sindaco e alla giunta per avere delucidazione sull'omologazione delle apparecchiature. Abbiamo già fatto questa richiesta a maggio, sia al sindaco che al prefetto, di chiarire se i T-RED abbiano l'omologazione. La sentenza della Corte di Cassazione del 18 aprile richiede che oltre ad essere approvati, i T-RED per emettere sanzioni che siano valide devono essere sia omologati che approvati. Noi già da maggio abbiamo fatto questa richiesta a cui non c'è stata risposta. Abbiamo deciso quindi di porre questa interrogazione in Consiglio Comunale, in cui appunto una volta chiarito se sono omologati o meno, ci sono tutta un'altra serie di chiarimenti da fare rispetto a questi dispositivi. Se è necessaria l'omologazione, se questi dispositivi non sono leciti, per quale ragione sono ancora installati sulle nostre strade, qual è il rapporto che abbiamo con il fornitore, qual è poi il tasso di incidentalità reale, quindi perché hanno esteso fino al 31 dicembre 2025 la permanenza di questi dispositivi, se appunto non ancora è chiarita la loro omologazione. Quindi tutelare la sicurezza, però non a discapito della cittadinanza, capire se questi T-RED effettivamente sono necessari nei punti di incrocio della città, capire quali sono le manovre e le iniziative prese dal Comune per garantire questa liceità delle sanzioni. Inoltre era stato richiesto già precedentemente l'installazione del countdown. Per quando si prevede una risposta a tutti questi interrogativi? Normalmente per le interrogazioni in aula la risposta è immediata quando è orale. Se non è possibile darle in aula perché il tempo dell'interrogazione è di un'ora, tra interrogazione e sanzione non c'è stato il tempo materiale di poterla discutere, questa interrogazione verrà risposta per iscritto entro 5 giorni dal Consiglio Comunale. Quindi ce l'aspettiamo per lunedì, idealmente. Questa è la tempistica.